Benvenuti alla seconda giornata degli Alberico Gentili Lectures. La mattinata si svolgerà cominciando con la terza lezione del professorato, dopodiché faremo una pausa. Dopodiché facciamo la question and answers. Esatto, il Q&A, dopodiché facciamo una breve pausa e poi a chiudere la due giorni ci sarà come tipico, come consuetudine degli Alberico Gentili Lectures, una conversazione intervista con noi professori. La serie di tutto quello che si usa è non usato. Vi lascio un secondo. Bene, oggi è un po' più complicata, come vi dicevo, la questione, però perché è più complicata in sé tecnicamente l'articolazione dei diritti irrinunciabili dell'imputato in relazione all'ipotesi che sia o sia stato contumace. È più complicata perché ha un triangolo, così come l'ho costruito, che finora abbiamo solo giocato sul rapporto Corte Nazionale e Corte di Strasburgo. Qui c'è il Corte Nazionale, Corte di Strasburgo, Corte Europea, Corte di Giustizia Europea, perché entra in campo anche il diritto dell'Unione oltre alla Convenzione del 50. Allora, poi la decisione... del dibattimento ai fini del
la messa in luce del significato dei fatti, per chiedere e dare conto che l'assenza dell'interessato, sia pure accertato come autore del fatto, può gravemente pregiudicare il risultato, pregiudicare la qualità del risultato al quale porta il dibattimento, essendo una delle verità della giustizia che i processi non servono a accertare la verità, perché nessuno può sapere esattamente che cos'è la verità, ma servono ad accertare ciò che il confronto tra gli interessati alla vicenda mette in luce come probabilmente veritiero, ma non più che questo. Ecco. Io stesso personalmente ho sempre pensato che il processo in contumacia sia qualcosa che contrasta con lo senso stesso del processo, però in Germania infatti è così, in Spagna è così, in Italia l'abbiamo sempre praticato e l'abbiamo praticato con norme che peraltro sono venute cambiando e hanno sempre più risentito del clima diffidenza nei confronti di questa forma processuale. Vi basti dire, ma tutto questo, se leggete queste sentenze, è raccontato, quella di Silvestri appunto rifà tutta la storia, che nel codice di procedura penale del 30 si faceva la notifica e poi una volta fatta la notifica non c'era altro di cui occuparsi, quello veniva condannato o no, e amen, insomma. Poi le cose si sono venute complicando, ci sono stati vari passaggi, hanno cominciato a intervenire le corti, la stessa Corte di Strasburgo, e tuttavia ancora il nuovo codice di procedura penale, quello fatto da Bassanti, in realtà la legge delega di fine anni 80, quindi fatto da civilissime persone, è un codice nel quale non è che c'è molto spazio, insomma, si dice che questo doveva essere informato del processo, però se voleva impugnare la sentenza prodottasi contro di lui, doveva dimostrare che non ne aveva avuto conoscenza e doveva ricorrere entro 30 giorni, 10 giorni, scusate, da quando. Comincia ad arrivare la giurisprudenza di Strasburgo, che è piuttosto spazientita, diciamo. Anche qui per abbreviare, ecco, si arriva ad un caso che è praticamente un classico caso di questo genere di questioni, un rom che era un campo nomadi di Roma, che si chiamava Sejdovic, mi pare, in un serbo, ma, sì, insomma all'epoca jugoslavo, ma chiaramente serbo. In quel campo viene ammazzato uno e ci sono alcuni del campo che dicono è stato Sejdovic e lui scappa e verrà condannato. Sarà un difensore d'ufficio, la sentenza passerà in giudicato e lui si trova 20 anni di carcere addosso. E a quel punto ricorre alla Corte di Strasburgo e la Corte di Strasburgo
dice che addirittura arriva la Grande Chambre il caso, dice che la legislazione italiana non va, perché è diabolica la prova della inconsapevolezza, come fa uno a provare che non lo sapeva? Può dire non lo sapevo, mi trovavo qui, mi trovavo là, e che 10 giorni sono veramente troppo pochi per organizzare una difesa, e che quindi questo tipo di disciplina è una disciplina che comporta necessariamente la violazione di un diritto che la stessa Corte dice, attenzione, è un diritto rinunciabile. Quindi la Corte ammette che ci possa essere il processo in contumacia, ma dice perché questo processo sia rispettoso dei diritti dell'imputato, deve essere evidente e dimostrato che l'imputato ha rinunciato ad esserci. E quindi, nonostante si sappia che era informato, che era informato all'inizio del processo non si è presentato, potendo conferire un mandato a un avvocato non l'ha fatto, e allora va bene. Ma se io non sono in condizioni di sapere che appunto queste forme di eloquente e self-evident rinuncia hanno avuto luogo, e il diritto di difesa prevale. Quindi è rinunciabile, ma deve essere motivatamente dimostrata la rinuncia. A quel punto, questa sentenza è del 2004, non so se esce all'inizio del 2005, perché stesse il legislatore italiano interviene con decreto legge. Interviene con decreto legge e modifica le condizioni. Questa voce, ma non lo so, dovrei mangiare 7 acciughe, ma riesco a debolissima di te. Ma niente, mi devo arrangiare. Fuoco Augusto è un grande successo cantando con questa voce, non vedo perché io no, devo farcela da solo. Il legislatore italiano interviene e primo stabilisce che non è più necessario che sia lui a provare che non lo sapeva, tocca all'altra parte, che è la parte pubblica, dimostrare che lo sapeva. 10 giorni da quando lo sa sono troppo pochi, facciamo 30. E poi fa un'altra cosa, attenzione, di cui ancora non ho parlato per concentrarmici ora. Nella legislazione precedente siamo per i cultori della materia all'articolo 175, comma 2 del codice di procedura penale, era altresì previsto che se la sentenza che a lui non sta bene era stata già impugnata dal difensore anche d'ufficio, perché in questi casi è frequente il difensore d'ufficio, lui o lei non poteva impugnarla più. Questo non si finge nel difensore della potere che impugnano, ma se è stata già, non è che salti fuori tu, e nel frattempo la sentenza è passata in giudicato e tu dici, ma io la voglio impugnare perché io non ne sapevo niente. L'ha impugnata il difensore, non si può. Il passaggio in cui il codice di procedura penale scriveva questa cosa
viene cancellato, non c'è più, non viene scritto l'opposto, il passaggio viene cancellato. Da quel momento la norma in alcuni casi comincia ad essere interpretata nel senso che di sentenze ormai passate in giudicato, inutilmente impugnate dal difensore d'ufficio, viene fatta l'impugnativa a seconda di ciò, ad opera del tizio di cui non si è dimostrato che non lo sapeva e lui lo fa in 30 giorni. Le cose vanno avanti così finché nel 2008 se ne esce la Cassazione e dice questa interpretazione del nuovo articolo 175,2 così come modificato dal decreto legge del 2005 non va bene perché la doppia impugnazione è contraria ad un principio fondamentale del nostro sistema processuale che prevede la singola impugnazione e non la doppia, e rischia di contrastare con il nuovo articolo 111 della Costituzione, che vi ricordate che prima era corto così, poi è diventato lungo così, e include la durata ragionevole del processo come fine costituzionalmente da proteggere. Dice con la doppia impugnazione il processo finisce per avere una durata che non è più quella ragionevole, insomma, no? E quindi la Cassazione, esercitando la sua funzione di interprete supremo della normativa primaria della legislazione, dice questa norma va interpretata nel senso che permane, ancorché non più dichiarato, non più esplicitato, il divieto dell'impugnazione personale dell'imputato contumace, il condannato contumace, quando vi sia stata l'impugnativa del difensore. Il mondo è bello perché è vario. L'anno dopo la stessa Cassazione, ma non è la stessa, perché la decisione che ora vi dicevo, questa che in pratica riporta indietro al prima 2005, è delle sezioni minime, quindi è negativa, quando la Cassazione vuole dire qual è l'interpretazione da adottare in una materia controversa e importante, lo dice a sezioni. Però io questo è una delle cose che io ritengo positivo, io amo molto il giudiziario così come è organizzato, perché sono tanti e ciascuno è venuto a pensare solo questo testo, perché soggetto è solamente. E insomma gli errori umani si potrebbero dire. Con l'ipse dixit non si va molto avanti. Se l'ipse la dice questa, la sua giusta, ma se la dice sbagliata, la moltiplicazione degli effetti dell'errore può essere devastante. Quindi certo, l'ipse, le sezioni unite, però un altro può riproporre una diversa interpretazione. Ed è, credo, la prima sezione, quindi non le stesse sezioni unite che ci ripensano un giorno dopo, perché questo sarebbe un po' lungo. Ma una sezione, credo la prima della stessa Cassazione, dice, e certo, io devo prendere atto che l'interpretazione è questa, e quindi io la rispetto. Però se questo è il diritto vivente, questo diritto vivente è incostituzionale e contrario alla presunzione dei diritti dell'uomo, che poi è la stessa cosa.
perché solleva questioni di costituzionalità per violazione insieme dell'articolo 24, il diritto di difesa, e dell'articolo 117, primo comma, che, come vi ricordavo ieri, ci vincola al rispetto del diritto europeo, non del diritto dell'Unione Europea, e quindi la giurisprudenza di Strasburgo, come interprete dell'articolo 6, naturalmente la questione di costituzionalità nasce non perché è stata violata una sentenza di Strasburgo, se no dalle mie parti non avrebbero preso così bene le cose insieme, ma per violazione dell'articolo 6, norma interposta sul 117 primo comma. E così si arriva alla decisione. Io posso avervi dato l'impressione, non avete l'impressione che questo è il caso Seidovic, perché non è il caso Seidovic, questo è il caso Seidovic, era finito a Strasburgo nel 2004 con una condanna che è quella che Strasburgo può dare ad un risarcimento danno, perché quello è il singolo caso. Da sempre c'era nato il decreto legge del 2005, poi interpretato dalla Cassazione, e la prima volta che arriva qui un signore che io non so neanche chi sia perché non ho riguardato le carte, e nella decisione è solo riportato con le iniziali, mi pare R di nome e V di cognome, non so altro di lui, si ha la sentenza ed è una sentenza molto articolata che dice diverse cose proprio sui rapporti tra le corti, e appunto con la nostra massima soddisfazione dice il contrario di ciò che dice il professor Pinelli. Quindi voi decidete se è più autorevole la Corte Costituzionale o il professor Pinelli. Siete liberi, siete liberi di tornare a Roma, però insomma, del resto ieri si era già esposto, ora leggiamo gli argomenti con cui la Corte manifesta il suo torto, e la decisione è una decisione molto netta, nella quale appunto la Corte esplicita anche la questione di bilanciamento, margine di apprezzamento, tutte queste cose qua, e anche quali sono i vincoli che nascono da Strasburgo, eccetera. In pratica, intanto, è interessante per i cultori del giudizio di costituzionalità, al di là della vicenda del Cortinace, che molto spesso, e giustamente, la Corte va alla ricerca dell'interpretazione cosiddetta adeguatrice, cioè prima si cerca di aggiustare, poi si butta, è un antico principio che chiunque faccia le collage in casa usa, io poi sono fanatico di questo principio, e aggiusto tutto. Prima di buttare, e quindi una norma impugnata, prima vediamo se si può interpretare in modo conforme alla Costituzione, se non è possibile la buttiamo, cioè la dichiariamo illegittima. Addirittura la Corte dice al giudice, a volte, al giudice di rinvio, guarda, tu me l'hai rinviata, ma non hai fatto neanche lo sforzo di vedere se era interpretabile in un modo diverso da come la interpreti tu, e quindi in modo conforme alla Costituzione. Guardaci un po' prima di insistere, perché gliela rimanda indietro. In questo caso, dice la Corte, io devo prendere atto che l'interpretazione che è la parza naturale ai più, e avendo il legislatore tolto il comma non può impugnare se ha già impugnato il difensore, intendeva dire che può impugnare
Cassazione non ha più forza legale perché la Cassazione a sezioni unite ha detto così va interpretata, che non può come prima. E non a caso me lo dice una parte della stessa Cassazione, dice questa interpretazione. Quindi io devo assumere che qualunque cosa abbia fatto, inteso fare il legislatore con il decreto legge del 2005, la norma che oggi circola è ancora quella che vieta al contumace l'impugnativa diretta e se c'è già stata l'impugnativa del difensore. Vi sottolineo, non perdete d'occhio il fatto, che qui siamo in presenza di sentenze ormai passate in giudicato e che ammettere o non ammettere l'impugnativa del contumace nonostante quella del difensore significa riaprire un processo già chiuso, cosa eccezionalissima perché, come sapete, la riapertura, questo l'hanno imparato anche i legali dell'ex Presidente del Consiglio, si può fare solo se ci sono nuove prove che consentono una revisione e quindi è una cosa complicata. Qui no. Ecco, qui sarebbe un caso in cui si mette in gioco tutto perché io non c'ero. È una cosa totalmente diversa. E su questa base la Corte dopo dice che qui siamo in presenza di un diritto fondamentale. In un caso di questo genere la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe sul legislatore nazionale di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU. Sta parlando della carta o della corte? Perché quando si dice CEDU, la C può voler dire sia carta sia corte, ma aggiunge i principi posti dalla CEDU nella sua interpretazione giudiziaria istituzionalmente attribuita alla corte. Quindi il CEDU vuol dire sia carta sia corte, cioè il legislatore è obbligato a uniformarsi alla corte, dalla carta così come interpretata dalla Corte. Questo dice in questo passaggio. L'obbligo che parimenti incombe su un giudice comune di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali, e questo passaggio delicatamente dice può darsi che le sezioni unite questo sforzo non l'abbiano fatto, hanno dato un'interpretazione non conforme, e l'obbligo infine della Corte Costituzionale, nell'ipotesi di impossibilità di un'interpretazione adeguatrice, prima si aggiusta e poi si butta, di non consentire che continui ad avere efficacia nell'ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale. Notate l'uso di questa formula. Una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela rispetto al diritto fondamentale. Da chi accertato? Da Strasburgo o dalle corte? Ecco, in questa sentenza è un po' da tutte e due, in realtà. Ecco, io farò la mia valutazione, ma parto da quella di Strasburgo. E qui la Corte, infatti, dice: è evidente che questa Corte non solo non può consentire che si determini per il tramite dell'articolo 117 primo comma, cioè attraverso norme
esterni, una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno. Come sapete, qui vige un principio che sarà importante nella seconda parte del mio discorso, secondo il quale noi siamo vincolati al rispetto delle carte che firmiamo. Ma siccome le carte che firmiamo, per la loro natura negoziale, riflettono sempre una tutela mediana rispetto a quelle assicurate nei singoli ordinamenti nazionali dei paesi che firmano la Convenzione, può capitare che per i paesi meno attenti ai diritti fondamentali la tutela condivisa nella Convenzione sia più alta di quella che hanno all'interno. Può accadere per altri, e per nostra fortuna tra questi altri c'è l'Italia, che a volte la tutela della Convenzione sia inferiore rispetto a quella nostra, della media e media, quindi sta sopra alcuni e sta sotto altri. Quindi noi ci troviamo a volte in questa situazione, ma neppure la Corte può ammettere che una tutela superiore che sia possibile introdurre per la stessa via rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale, in base al principio che se io riconosco nell'ordinamento interno un diritto, devo poi fare spazio alla massima espansione della sua tutela, che per qualsivoglia canale può arrivare anche da me. Quindi qua io mi trovo davanti chiaramente ad una tutela del diritto di difesa del contumace che via 117, in ragione della CEDU Carta Corte, è superiore a quella che il mio diritto vivente, così come è scritto dalla Cassazione, Cassazione Unite consentire. Allora io mi trovo davanti all'esigenza della massima espansione. E qui arriva il tema pieniano, perché la Corte dice c'è qualcosa che si può opporre a questa massima espansione. Quando ci troviamo davanti alla tutela di un diritto suscettibile di ulteriore espansione, ci dobbiamo sempre domandare, e del resto la stessa Corte di Strasburgo lo prevede, se nel nostro ordinamento vi sono dei bilanciamenti tra questo ed altri diritti che possa comportare a tutela di questi altri diritti una rinuncia a quella espansione. Io questo lo devo verificare. E qui sta il mio margine di apprezzamento, caro professor Pinelli. La Corte, infatti, diversamente dal professor Pinelli, insisto con un gusto un po' eccessivo, dice che il margine di apprezzamento si scinde in due, quello del Parlamento e quello della Corte. Lo dice apertamente. Il richiamo al margine di apprezzamento nazionale elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo trova la sua primaria concretizzazione nella funzione legislativa del Parlamento, ma deve essere sempre presente nelle valutazioni di questa Corte. La Corte di Strasburgo decide un singolo caso e quindi in quel caso dice quel diritto è stato sacrificato. Io devo decidere sulla legge e quindi sulla norma generale che corrisponde a quel livello di tutela, e allora devo valutare. Ma appunto, e resta vero quello che dice il professor Pinelli, che in vano cercherete di scuotere perché ha detto una cosa giusta, che non si può
può anche chiamare margine di apprezzamento 1 e margine di apprezzamento 2, però quello della Corte è un bilanciamento con altri diritti, non è il bilanciamento con interessi pubblici d'altro genere che fa il Parlamento, perché quello implica una discrezionalità politica che la Corte non ha. E quindi, insomma, un tentativo di compromesso con il professor Pinelli potrebbe essere, dai, chiamiamolo margine di apprezzamento 1, margine di apprezzamento 2, restando ferma la distinzione concettuale tra il buono e il mio da te fatta, e così si fa l'inciucio giuridico. Va bene, allora va bene così. E appunto, notate, questo è anche interessante, quello che appena vi dicevo, la Strasburgo giudica un caso, io giudico una legge. Questa Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione dell'acervo a quella della Corte di Strasburgo, perché la Corte la fa, visto per caso, ma può valutare come in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento italiano. Allora, il diritto ad un processo giusto diventa, me lo dice la stessa Cassazione, nel rinviarmi la questione, il termine eventualmente bilanciante, ma dice giustamente Silvestri nella Corte, ma un processo non giusto è un processo inammissibile. E il quanto dura diventa un fatto secondario, se non è giusto può durare anche meno di un altro, ma rimane ingiusto, e la minor durata, cioè il rispetto, se è vero che la ragionevole durata è uno degli ingredienti di un processo giusto, ed è vero, perché tantissime volte l'Italia è stata condannata a Strasburgo perché è stato ritenuto non giusto che un povero Cristo dopo 11 anni ancora non sapesse se lo consideravano colpevole o innocente, se era figlio di sua madre o di sua zia, se aveva ragione o aveva torto. È passata mezza vita. Il processo irragionevolmente lungo è un processo ingiusto, ma non basta per un processo essere breve per diventare all'opposto giusto, perché se è costruito in modo ingiusto nulla era più breve dei processi del Tribunale Speciale per la tutela, e quando il primo condannato confermò che aveva definito quella opzione venne immediatamente condannato. Processo di una durata ragionevolissima, insomma, una brevità totale, ma c'era qualcosa di ingiusto in un processo del genere. Non è quello che aveva detto Arrivati Centuzzone, era questo, per la prima volta aveva usato questa definizione. E quindi la Corte dice: se io in nome della durata sacrifico il diritto di difesa, do luogo non ad un bilanciamento, ma ad un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio, che è nello stesso articolo 111 della Costituzione, sia del diritto di difesa riconosciuto dall'articolo 24. E quindi dichiaro illegittimo l'articolo 175,2 nella parte in cui preclude la restituzione del contumace che non aveva avuto cognizione del processo nel termine per proporre preclude la restituzione del contumace nel termine per proporre impugnazione anche quando l'impugnazione fosse stata già fatta dal difensore. Pensate che può essere anche difensore d'ufficio.
interazione tra corte italiana e corte di Strasburgo qui è leggermente diversa da quella che abbiamo visto ieri, perché quella che abbiamo visto ieri era sharp, era su quel punto preciso, Magari che sacrifica interamente il diritto del figlio, la corte italiana che vede il bilanciamento già fatto dall'altra corte in realtà e che viene così privata della possibilità di fare l'operazione che fa qua e dice: tu hai assicurato una tutela, io vedo se c'è qualcosa con cui va bilanciata, dico di no e dico ragione. Ma la corte arriva peraltro alla stessa conclusione di Strasburgo, però passando non per il bilanciamento ma per una sua interpretazione del diritto all'anonimato, che nella sua assolutezza è danneggia la donna in realtà, quindi il diritto all'anonimato che viola i diritti della donna a cui il diritto stesso viene riconosciuto, insomma costruzione tanto grossi vie di casa, lui non c'è conflitto in nessuno dei due casi, tra le due corti. Sono diversi i ragionamenti, gli argomenti in coscienza, devo dire, che è più facile riconoscersi in questo ragionamento della decisione su contumace che non nell'altro, anche perché l'altro bisogna che capiti fattispecie del genere, che è abbastanza singolare. Qui invece si toccano argomenti che stanno più nella ortodossia prevedibile dei rapporti tra le corti e dei rispettivi marchi di, non so, apprezzamento o cos'altro. Il fatto sì è che in questa vicenda, segnata dal tema che io in partenza che ho messo in chiaro, i diritti si espandono, tendenzialmente si riconosce la maggior tutela, facendo prevalere quella del diritto interno, se il diritto convenzionale ha uno standard più basso, facendo prevalere il diritto convenzionale, se il diritto convenzionale ha uno standard più alto. Arriva la faccenda del Doni, che non è Alberto, state attenti, illustre professore, mai accusato di bancarotta fraudolenta. Questo è un Melloni condannato per bancarotta fraudolenta, quindi Alberto si sente a disagio ogni volta che questo caso viene citato, perché no, io lo conosco, ma non l'ho caduta favorevole, ma non è lui, è un altro errore. E qui finisce sulla tutela più bassa in nome del primato del diritto di Roma. E anche questo mi anticipo alla conclusione, secondo me molto problematica, alla quale si arriva in questo caso. Il caso ha di per sé un andamento molto simile a quelli che abbiamo visto finora. Questo Melloni viene accusato di bancarotta fraudolenta in Italia, naturalmente in Emilia, per facilitare la confusione con Alberto Melloni, non mi ricordo se a Ferrara o a Bologna, ma insomma uno di questi tribunali. Lui, diciamo, prudentemente se ne va in Spagna, però conferisce mandato a un avvocato, a due avvocati, perché seguono la causa. Quindi il processo si apre in contumacia con la relativa certezza che qui c'era stata la rinuncia ad essere presente, a conferire il mandato.
è divertente saperlo sempre, perché concretizza la fattispecie, sostenendo che lui aveva cambiato avvocato e però le notifiche avevano continuato a mandarle agli studi dei due, o a uno dei due, perché poi il principio legale di sicuro era su uno, su uno dei due avvocati. E quindi lui non era più informato del mandamento del processo. Sorge tutta questa grana. L'Italia chiede l'estradizione alla Spagna. E la Spagna si trova davanti non alla vecchia estradizione, ma si trova davanti all'estradizione sulla base di un mandato di cattura, di arresto si chiama in sede europea, di un mandato di arresto europeo, che è un nuovo istituto giuridico, è un mandato come un altro, che ha però presupposti semplificati rispetto a quelli si effettuano sulla base dei trattati di estradizione, perché riguarda i paesi dell'area di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione Europea, e quindi tra di noi è meno formalisticamente pesante, meno documenti, basta un unico atto in cui devono essere date delle informazioni, insomma, se vi capitasse casomai di dover estradare uno dal Libano, di sicuro affrontereste difficoltà superiori, ecco. Quindi casomai se avete un problema, meglio andare in Libano che in Spagna, insomma, questo è... poi ciascuno si regoli come crede. Mandato europeo è regolato così come è regolata l'area, il secondo pilastro, insomma, libertà, sicurezza e giustizia, è intergovernativa, non è comunitaria, e quindi le decisioni comuni non hanno effetto giuridico diretto, si chiamano decisioni quadro e poi vengono attuate con leggi interne in realtà. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, che rosicchia sempre un pezzo alla volta all'intergovernativo per buttarlo verso il comunitario, già in altri casi aveva detto che però la decisione quadro è un po' come la direttiva, come la si intendeva una volta, che non ha efficacia diretta, però i suoi principi si applicano, insomma, come si intendeva la direttiva prima che decidesse efficacia diretta come i regolamenti, in realtà ogni volta che sia sufficientemente chiara. E lì c'è un articolo della decisione quadro, il 4,2 non mi ricordo, che dice che uno Stato non può rifiutare l'estradizione ad un altro che la chiede nei confronti di un contumace quando risulti che il contumace era informato, che aveva comunque dato un mandato, e quindi, come dire, anche se tu sei contrario al processo in contumacia, con i presupposti che poi più o meno sono quelli di Strasburgo, del diritto disponibile, quando sia chiara la rinuncia che tu non ti puoi opporre e lo devi consegnare. La Spagna sul processo in contumacia è uno dei paesi più rigidi e quindi la questione finisce davanti al Tribunale Costituzionale Spagnolo. E il Tribunale Costituzionale Spagnolo si rivolge alla Corte di Giustizia Europea e le dice: ma io sono davvero di fronte
da queste parti il processo in corto massa non piace granché, e quindi davvero l'articolo 4,2 implica un obbligo per gli stati membri di consegnare, non c'è un margine di apprezzamento comunque sia. E poi, seconda questione, c'è l'articolo 53, fatemelo leggere per benino perché è un articolo della Carta dei diritti, quella europea, qui siamo nell'Unione Europea, non nell'Europa di Strasburgo. E l'articolo 3, l'articolo 53 della Carta dice, alla fine, è una delle disposizioni finali della Carta, nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti nel rispettivo ambito dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali di cui siamo parte e dalle costituzioni degli Stati membri. Cioè, in poche parole, la Carta dice: qui è assicurato un certo livello di tutela per i diritti menzionati, ma questo livello non intende pregiudicare nessun livello superiore che possa derivare da altri atti convenzionali e dalle costituzioni degli Stati membri. E il Tribunale Costituzionale Spagnolo dice: sempre in Spagna la nostra Costituzione la vede in modo diverso questa cosa. Allora che dobbiamo fare in base all'articolo 53? E la Corte di Giustizia, con una decisione pubblicata poco più di un anno fa, il 26 febbraio 2013, dice al Tribunale Spagnolo, Tribunale Costituzionale Spagnolo, che l'articolo ti vincola e in un caso del genere si applica. Io mi sono perso poi il fatto, quindi evidentemente la storia del signor Belloni, le notifiche fatte agli altri avvocati, insomma, si era poi risolta, nel senso che alla fin fine poi lui era venuto a saperlo comunque, insomma, ecco. E la questione dell'articolo 53, che è quella che ci sta più a cuore, la risolve così. E questa è la parte più problematica, secondo me. Il giudice del rinvio considera innanzitutto l'interpretazione secondo la quale l'articolo 53 della Carta autorizzerebbe in maniera generale uno Stato membro ad applicare lo standard di protezione garantito dalla sua Costituzione, quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta, così da opporlo all'applicazione di disposizioni del diritto dell'Unione. Una simile interpretazione permetterebbe a uno Stato membro di subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo a condizioni non previste dal diritto europeo, ma previste solo dalla sua Costituzione. Una simile interpretazione dell'articolo 53 non può essere accolta. Infatti, tale interpretazione sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell'Unione, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare l'applicazione di atti di diritto dell'Unione pienamente conformi alla Carta sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato. Ne uscirebbe una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che la Carta mira a rafforzare e pertanto, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, qui abbiamo un bilanciamento
questo, tra una corte nazionale che tutela i principi della propria Costituzione e una corte europea che ha a cuore non tanto ciò che dice l'articolo 53 della Carta, quanto il primato del diritto dell'Unione. Come la mettiamo? Io appunto mi sento a disagio perché da italiano io ho sempre visto e ho difeso la Carta dei diritti, non come i suoi coautori che l'hanno vista, neanche Mosè leggeva i 10 comandamenti come l'orgoglio, loro hanno letto la Carta dei diritti, e io a dire più volte, scusate, ma 9 volte su 10 dice hai il diritto ad un ambiente pulito nei limiti e ai sensi della legislazione nazionale sul tuo Stato. Hai il diritto a fare questo e quest'altro così come te lo garantisce che cosa c'è di così, no? Però, insomma, l'ho sempre difesa dicendo, beh, c'è questo livello, no, che si afferma più o meno attraverso poi una giurisprudenza comune, si riconduce a standard comuni, tutto questo, però io sono stato un grande difensore dell'articolo 53, cioè le convenzioni danno una mediana, come l'Aur, ma tu puoi essere più bravo della mediana, per bacco. E anche se non è citato in 7 riviste straniere, insomma può essere un bel libro, e allora io devo dire che è più bello della mediana, no? Anche questo è il diritto dell'Unione, questo è il punto. Qui ci troviamo in realtà in presenza di un articolo della Carta che ha la stessa forza giuridica del trattato, perché è stata annessa al Trattato di Lisbona, quindi ha esattamente la stessa forza giuridica, che dice che le tutele superiori assicurate tra le altre fonti dalle Costituzioni nazionali non sono pregiudicate dal livello di tutela. E poi abbiamo una decisione quadro mandata per adesso dell'Unione, che è essa che sta violando casomai l'articolo 53. Allora la Corte di Giustizia avrebbe anche potuto dire, dato che la sua primaria competenza non è quella di giudicare gli atti degli Stati membri, ma è quella di giudicare la conformità degli atti dell'Unione alle fonti che essi devono rispondere. Sull'arresto con i trattati della Carta. E avrebbe anche potuto decidere che la decisione in quadro va bene, ma non può essere interpretata in modo uniforme dall'articolo 53. Questa è la mia opinione. Però il primato del diritto comunitario ha una sua forza che mi direbbe un giudice del Lussemburgo dicendo così tu mi sconosci, perché tu, non a caso lo dicono, si minerebbe il principio di fiducia reciproca. Gli Stati hanno adottato insieme una decisione, l'hanno firmata tutti. Poi uno di loro arriva e dice la mia Costituzione però la vede diversamente e allora io l'atto che io stesso ho firmato lo disconosco. Se cominciamo a fare così, alla fine si rischia di sgretolare tutto. Una volta si chiamava ragion di Stato, oggi la si può chiamare ragion d'unione, però
però il caso per ora si è concluso così. E quindi, ecco, in conclusione, noi ci troviamo con un processo in contumacia che si è venuto profondamente modificando in Italia, che grazie all'interazione tra Strasburgo e Roma ha consolidato i diritti del contumace tutte le volte che può dimostrare che non sapeva anche dell'ultima fase del processo che l'ha riguardato, e però il sistema interno all'Unione Europea, in cui peraltro quando queste cose si sono verificate, il mandato di arresto deve essere eseguito anche dagli stati la cui costituzione sia più dalla parte del contumace di queste condizioni. In qualche modo le condizioni che attraverso l'interazione l'Italia, paese meno gradevole da questo punto di vista di altri, era arrivata ad accettare sulla contumacia, sono diventate condizioni europee, se ci pensiamo. Perché il mandato d'arresto europeo, con quell'obbligo di quell'articolo 4,2, riflette esattamente il punto a cui era arrivata a Barcelloni l'Italia. Questo dimostra che la interazione tra le corti, insomma, degli effetti ne produce. Poi questa interazione saranno i professori a decidere con quali termini esegetici è appropriato definirla. Io mi fermerei qua e facciamo un po' di... Spero di non avervi ucciso. L'avevo detto che è più semplice discutere di una madre naturale e di un figlio che vuol sapere chi è, questo è più complicato, però insomma, per il vostro futuro, ammesso che voi sappiate chi è vostra madre, non abbiate quel problema che dovete cancellare, mentre il rischio di essere processati in contumacia lo correte sempre. Essere informati dei vostri diritti non guasta. Allora, microfono. Rispetto al diritto dei singoli stati.
E questo è naturalmente un presupposto attraverso il quale, solo attraverso il quale, si garantisce la permanenza, diciamo, del, e la speranza che l'uniformità giuridica, che l'unione, su cui l'unione naturalmente deve basarsi, possa avere un presupposto e possa continuare. Per cui, diciamo, non, in questo caso meno da giurista, più da europeista e da cittadina italiana ed europea, mi sento stretta tra le, diciamo, le morse di questi due presupposti, che in questo caso che rappresentano normalmente due esigenze, due finalità, due aspirazioni che riguardano chi guarda l'Unione Europea come nell'un tempo una serie di garanzie dei diritti e una prospettiva istituzionale da maturare, e normalmente li considera due binari arricchenti e che promettono di rendere migliore la vita dei cittadini del nostro continente, e invece la circostanza che lei descrive è quella per cui questi due binari si incontrano e in qualche modo confliggono tra loro. Cioè, che cosa è più importante? A che cosa devo guardare in questo? La mia, diciamo, la mia primaria attenzione, il mio afflato di cittadino europeo, oltre che di giurista, dove deve andare? Cioè, che cosa devo guardare considerando la più importante? La realpolitik, assolutamente comprensibile, gli Stati Uniti sono costruiti su questo. L'idea che debba esistere una la supremazia del diritto dell'Unione, altrimenti, come lei diceva prima, si disgregherebbe diciamo nel medio e nel lungo periodo tutto quello che è stato fatto, o dall'altra parte la garanzia dei diritti, che è forse l'elemento che il cittadino europeo medio, anche meno, diciamo, scalpito rispetto alle questioni giuridiche più tecniche, percepisce. Bene, se guadagnate i suoi crediti, ci teneva, che finora non aveva fatto nulla, quindi i suoi crediti lei come lo vediamo? Mi ha incoraggiato? Ecco, rispetto a questo, diciamo, cioè, vorrei suscitare un pochino la reazione, insomma, di voi dell'uditorio, perché in qualche modo ci interessa da vicino, non tanto e non in qualità di giuristi o, diciamo, di fatto o potenza, quanto proprio come, diciamo, abitanti residenti di questa realtà che è in trasformazione, che ha dato molte cose che le generazioni precedenti europee non avevano, e che certamente si trova in una condizione di auspicabile ulteriore costruzione, e che, non senza prezzi, però non senza un costo. Allora, insomma, moltissimo, larga parte del pubblico che abbiamo probabilmente fra un mese voterà per la prima volta alle elezioni per il Parlamento Europeo. Per cui, insomma, a pieno titolo a questo punto, anche sotto il profilo politico e giuridico, si diventa cittadini dell'Unione, che come organizzazione internazionale, cosa che non ha mai smesso di essere, è l'unica che possiede un'istituzione che venga direttamente eletta dai cittadini che la compongono. Quindi, ecco, magari, insomma. Sì, prego, grazie. Buongiorno, intanto. Io non sono un giurista. Sono un agronomo e sono un funzionario della Regione Marche, Servizio Agricoltura, dove i regolamenti europei si applicano alla grande. Quindi poi sono proprio un istruttore di pratiche sia di domande di finanziamento che di saldo, quindi lavoro sul campo, diciamo. E diciamo, il mio interrogativo era: potrei essere processata in contumacia? Perché adesso le spiego qual è il mio. Ci dica. Allora, perché i regolamenti, allora io non è da molto che sto studiando i regolamenti dell'Unione, non i regolamenti, tutto il processo dell'Unione Europea, perché sto andando adesso qui a Macerata a lezione, quindi è da poco, sto affrontando, diciamo, la parte generale, ma i regolamenti li conosco bene, diciamo, soprattutto il 1698 del 2005,
in applicazione del PSR 2007-2013 che abbiamo appena concluso. E spesso mi sono trovata, diciamo, in contrasto con i miei superiori per il fatto che i regolamenti sono ben fatti, secondo me, poi il PSR, che è la legge subito dopo anche, ma i bandi applicativi lasciano veramente molto, molto a desiderare. Quindi mi firma lei? No, per fortuna no. No, per fortuna no. Quindi ogni tanto, insomma, ho avuto delle divergenze con i miei superiori per il fatto che non possiamo essere un pochino più chiari, e questo mi ha creato anche dei problemi, mi sta creando, ecco perché ho paura, diciamo, di entrare, spero di no, insomma, nel contenzioso con, perché poi si vanno a vedere degli equilibri politici interni molto delicati. Grazie. Va bene. Lei ha voglia di parlare su. Era in vista di un viaggio da tempo. Giudiziaria e pertanto l'esercizio della tutela dei diritti.
chiedo se la Corte Costituzionale non abbia in realtà evitato di giocare fino in fondo il suo ruolo e abbia in sostanza finito per depotenziare lo stesso conflitto di attribuzione, visto che sostanzialmente, partendo dal presupposto ovviamente sacrosanto, che in materia di segreto di Stato non il giudizio è prettamente discrezionale, squisitamente politico, che la Corte Costituzionale non può assolutamente introdurre il sindacato su questo. Resta sempre il fatto che, confermato anche dall'attuale legge, la 124 del 2007, che impedisce che si possa opporre il segreto di Stato davanti alla Corte Costituzionale, resta il fatto appunto che in virtù anche di questa norma la Corte avrebbe potuto svolgere un sindacato quantomeno sulla fondatezza e legittimità del segreto di Stato imposto. Quindi mi chiedo, visto anche quali sono stati poi i risvolti, perché si è pervenuti alla sentenza della Cassazione di non ruolo di genere nei confronti di Bolla e di Mancini, che erano stati precedentemente condannati. Quindi ci sono ripercussioni importanti e mi chiedo fino a che punto il bilanciamento è possibile e fino a che punto la Corte non ha diciamo, giocato il suo ruolo fino in fondo e finendo poi per operare quella che è una sorta di, come dicevo prima, di depotenziamento del conflitto di attribuzione. Carta l'abbiamo fatta tutti, cerchiamo di inserire un po' le file,
però questo ha il prezzo di disconoscere il significato, direi, letterale dell'articolo 53, quindi ha un prezzo forte. Perché lo fa? Perché deve difendere se stessa, principalmente. E allora c'è questa dinamica, che poi non voglio prendere altro tempo, ma è una dinamica molto forte anche nei rapporti interni a ciascuno Stato. Io vedo sia il video giudiziario del 2008, sia le sentenze del 2007 della Corte come un tentativo riuscito, quasi riuscito, di superare uno stato di isolamento nel quale la Corte si era a un certo punto trovata, rispetto ai giudici comuni nazionali che hanno un rapporto diretto sia con Lussemburgo, quindi è una partita complicata che finisce per collegare non soltanto le corti costituzionali alle due corti europee, ma anche i giudici comuni. Sì, questo, andando a rispondere, questo è giusto perché una corte costituzionale che statisticamente risponde a 8 su 10 dei giudici ordinari finisce per invitarli a non a rivolgersi più a lei, in effetti. E inesorabilmente dai giudici ordinari vengono questioni legate a tutele di diritti. Le questioni disumane vengono da Stato e Regione, insomma, no? Che disputano di competenze. A volte proprio la Regione Valtarossa aveva fatto una legge, poi le vanno a pensare tutte, nella quale aveva detto che per gli esercizi pubblici non raggiungibili via strada, non è obbligatorio abbattere le barriere architettoniche. È chiaro che la Valle d'Aosta aveva in mente il rifugio Torino, cioè questi posti che si raggiungono dopo 4 ore di marcia e magari usando anche la piccozza. Allora, io capisco tutto, ma che debba metterci pure lo scivolo, anziché i 4 gradini, dice, ma a favore di chi? Allora, l'abbiamo dichiarata illegittima, perché l'abbattimento delle barriere architettoniche attiene ai livelli essenziali, e la disciplina dei livelli essenziali può essere solo nazionale. Quindi lo facesse il legislatore nazionale per tutti i rifugi Torino d'Italia e non la Regione Valle d'Aosta. Io sono componente della Corte, ma insomma Cattaneo ci avrebbe mandato a quel paese leggendo in filigrana decisioni di questo genere, perché Cattaneo era un sensibilissimo regionalista, in base al principio, gli storici ce lo insegnano, che lasciando le regioni libere di legiferare sarebbe venuto fuori un meglio o un peggio, e lo Stato poi avrebbe usato la legislazione nazionale per raccogliere e generalizzare il meglio. Questo aveva scritto Cattaneo. E quindi era una gara tra le regioni, in modo che lo Stato, anziché fare meglio, ma valla a spiegare a questi di cui ogni tanto penso che il Presidente del Consiglio giustamente parli con una certa irritazione. No, devo fare io. Va bene questa legge, è giusta questa legge in Parlamento, e lasciaglielo fare, gli altri la faranno come loro. Una regione dice, i distributori fatti nel mio territorio debbono avere la benzina sopra il coso, perché uno non si bagna quando esce per fare service, il bagno, possibilmente con quello per l'handicappato. Sono regole che attengono alla concorrenza, le può stabilire solo il legislatore nazionale. Ma
ma se una regione comincia a migliorare la qualità del servizio offerto al cittadino, promuove una concorrenza efficiente. Detto questo, si può criticare la Corte Costituzionale, spero, e quindi sul fatto che appunto, le questioni dei giudici ordinari sono importanti, vado per ordine. Ho disagio ad affrontare la questione a uomo per la semplice ragione che io non ho partecipato a quella decisione. Sono veri due fatti. Il primo è che io avevo concorso alla apposizione del segreto nel 2007. La seconda è che il giorno in cui la Corte decideva io non stavo bene e quindi non ho potuto partecipare al processo, al giudizio. Quindi sono estraneo alla decisione. Ovviamente quando è arrivata la sentenza in Camera di Consiglio, io continuavo a non star bene, era pomeriggio dello stesso giorno, secondo quello che vi ho detto, e quando c'è stata la lettura sentenze io sono stato muto come un pesce, non ho fatto nessuna osservazione, che è venuta qualche settimana dopo. Avendola letta ho capito una cosa però, che avendo la sentenza ribadito principi di sentenze precedenti, secondo le quali appunto è il Presidente del Consiglio che appone il segreto, la Corte ha specificato una cosa senza andarlo a guardare, cosa che avrebbe potuto fare, come lei dice giustamente, perché è l'unica autorità alla quale il segreto non può essere esposto. Ma c'è un inciso in cui dice che il governo ha evidentemente ritenuto che la partecipazione di personale del SISMI, allora non era ancora AISI, no, era SISMI, a questa vicenda non fosse a titolo personale, ma riflettesse comunque esigenze istituzionali, perché se non fosse così il Presidente del Consiglio non avrebbe potuto apporre il segreto e quindi opporlo. Non è stato notato questo inciso, ma secondo me è di grande importanza. Cioè la Corte si è trovata davanti al problema che il giudice di rinvio, diciamo, ma che il giudice le poneva, dice, ma insomma, qui viene opposto al segreto di Stato. Il segreto di Stato può essere opposto solo in relazione ai rapporti istituzionali con gli altri servizi, eccetera, non per le attività estranee al servizio. Se il Presidente del Consiglio ha opposto il segreto, vuol dire che ha ritenuto che non fossero estranee. Beh, se lei conosce la vicenda, e mi pare che la conosca, questa affermazione della Corte ha una rilevante importanza ai fini della ricostruzione di tutto il caso, perché evidentemente dice l'opposto. Una versione della vicenda che avesse visto come estraneo il servizio, il governo da cui dipendeva, eccetera. Ci rifletta un attimo, vado a leggere. Io però non c'entro, nel senso, no, non c'entro, non per la serie, nulla di dire, nulla, ma nel senso che io non ho partecipato a questa vicenda processuale. Mentre esalti il primato del diritto comunitario rispetto agli atti applicativi, se uno fa degli impicci con i bandi, è chiaro che c'è il primato, qui non si discute, l'articolo 53 non
nonché a dire insomma, io ricordo ancora quando un giorno, non mi ricordo quale governo, qualche anno fa, un grande calcolo che l'Italia ha avuto, che è Filippo Pandolfi, arzillo, però ottantenne tuttora, con una memoria che vi invidio, era ministro dell'agricoltura, si presentò a Palazzo Chigi e disse che sugli olivi ci stava arrivando una bordata dalla comunità allora gigantesca, perché noi avevamo avuto contributi per un numero di olivi che era almeno 100 volte superiore a quelli che si potevano contare visibilmente ispezionando dall'alto il territorio. Avevano trovato elicotteri, avevano contato i nostri olivi e avevano constatato che ricordo che io e lui passavamo una mattinata a valutare se si poteva usare lo stadio Flaminio o un altro stadio per fare il processo, perché non c'erano aule giudiziarie che potessero contenere tutti gli imputati in quella circostanza, e diciamo che riuscire a espropriare quella matassa di prodotti che avevamo fatto, insomma, che noi italiani, ma io lui, insomma, ce ne vuole molto. Purtroppo l'agricoltura, essendo un settore molto sussidiato, è un settore che Sant'Antonio è nemico del demonio, ma chi non è Sant'Antonio al demonio gli dà retta, e quindi i sussidi sono una brutta bestia. Insomma, stia attento, mi raccomando. Casomai sulla contumacia ne scusiamo e vediamo, stamani abbiamo capito tutto. Ecco. No, il cambio di precedenti è utile, l'esistenza di precedenti diversi è assolutamente utile. E del resto la Corte di Strasburgo, torno a citare i casi Austria 1, Austria 2 in tema di fecondazione assistita, dimostrano tutta la consapevolezza della Corte europea del fatto che i contesti culturali, prima ancora che non, e di mutamento, incidono sulle interpretazioni, allora cambiano i tempi. Insomma, io mi ricordo mia madre che diventò cieca negli ultimi anni della sua vita e quindi viveva di ciò che sentiva, era sola, era vedova, viveva di ciò che sentiva e ascoltava moltissimo radio e televisione. E purtroppo era informata di tutto e aveva una memoria formidabile. Mi telefonava, mi diceva, cosa mi è sgraditissima, tutte le critiche che in giornata avevo avuto. Io mamma, io non leggo i giornali per vivere tranquillo, e di te, dice, qui mi ha detto che te, qui mi ha detto che te, eccetera, sarà un disastro. Cominciavano a esserci tutte queste diavolerie, ma i figli si fanno così oggi, ma come sarebbe a dire la provetta, gli embrioni, ma che roba è, faceva mia madre, cioè era culturalmente proprio estranea del tutto, era una donna anziana, aveva vissuto in un altro mondo, insomma. Probabilmente quando aveva iniziato la sua vita l'aveva iniziata con Dino Interposito, non avrebbe mai pensato che ci fosse la provetta interposita, pensava a un mondo che casomai evolve togliendo le interposizioni, è complicato tutto artificiale. In quel mondo lì le corti, davanti a fenomeni come questi, è chiaro che reagiscono in modo conservatore,
Poi via via vedo che ci sono dei benefici, che c'è una situazione, che si determinano anche delle regole, e allora cambia, magari prima ancora che cambi la legislazione. Il fine vita. Ecco, il fine vita è tutto legato al cambiamento delle tecnologie in realtà, perché prima si sa. Quando il poveretto era il medico, si metteva di dargli medicina, insomma, no? Oppure mi ricordo mio cugino di uno, morto poco tempo fa, lui mi diceva, la cosa mi è tornata in mente quando ho compiuto 75 anni, esattamente 11 mesi e 20 giorni fa, ed è si avvicina al mio compleanno. Lui mi diceva, vedi Giuliano, dice, io quando mi portano un paziente da operare che ha 75 anni, io non lo opero, qualunque cosa altro, perché gli creo un trambusto enorme. Allora erano tutte operazioni a cielo aperto, diciamo, il pollo che si apriva, non esisteva ancora l'odontoia, scopie varie. E magari gli faccio vivere male pochi mesi in più di quelli che lui ormai a 75 anni sarebbe in condizione di vivere. Insomma, mi torna in mente il presidente Leone con i suoi celebri gesti davanti all'idea che uno a 75 anni non vale più la pena neanche di curarlo, no? Ecco. Però era così, no? Allora il fine vita, le tecnologie lo hanno cambiato e hanno posto come problema morale se si interrompa una vita staccando un essere umano da una macchina che artificialmente gli fa girare ancora le rotelle, che in assenza di quella macchina si fermerebbero. A questo punto io ho sempre dato ragione a Giovanni Reale, che ha scritto che questo diventa idolatria delle macchine. Quindi se i cani lì si fermassero in nome della vita, sarebbero come gli ebrei che Mosè sceso dal monte cacciò via dall'adorazione del Vento d'Oro. Quindi il cambiamento è fondamentale, il cambiamento di tutto, perché noi non facciamo che cambiare, quindi la giurisprudenza è bene che lo registri, e allora poi può cambiare quando lo registra e aiuta a cambiare, quindi non è una complicazione, è un fatto politico. Poi i furbetti della consulta, i furbetti del quartierino, ma non esistono i furbetti della consulta. Possono sempre giocare tra precedenti diversi per scegliere quello che gli crea meno problemi. Nella vita esistono anche queste abilità, credo, ma io non ho esperienza in decisione della Corte Costituzionale da furbetti del quartiere. Il tema che ha toccato Benedetta è un tema cruciale, ma non ha una risposta unica, perché è la stessa questione che più volte ci siamo posti per che cosa ci aspettiamo dall'Europa perché sia democratica, che siamo tutti più uguali in quanto rappresentati dal Parlamento europeo, o che noi in quanto italiani, gli irlandesi in quanto irlandesi, gli sloveni quanto sloveni siano adeguatamente rappresentati anche in questa loro identità nazionale in sede europea. In realtà sono vere entrambe le cose. E il regionalismo è stato inventato per questo negli ordinamenti interni. E il Senato delle autonomie ha un senso che molti di noi già decenni fa avevano prospettato proprio in ragione di questo.
perché vi sono delle diversità interne ad una comunità istituzionale che se non trovano spazio e finiscono per diventare dei fattori corrosivi della coesione. Quindi va riconosciuta tanto l'identità comune, perché se non c'è l'identità comune non ha senso avere la costruzione comune, ma al suo interno le diversità che se disconosciute si separano, si allontanano. Non è facile tenere insieme tutto questo e non è facile nemmeno sul terreno della tutela dei diritti, perché il matrimonio degli omosessuali è lo sviluppo naturale del riconoscimento del fatto che l'omosessuale non è un malato da curare. Mia madre pensava anche questo, per la verità, ma era stata abituata in un mondo diverso ed è se ha diritti alla convivenza con altri. Ed è la prospettazione che dobbiamo agli Stati Uniti: perché io no? Ebbene, questo è il diritto, perché lui si può sposare con lei e noi due non ci possiamo sposare, cioè c'è il diritto di sposarsi, perché deve essere negato? Insomma, non è facile trovare una ragione. Chi la trova questa ragione? Gli irlandesi, i polacchi, presumo anche gli italiani, ma non mi è molto chiaro, i quali hanno una nozione di famiglia che considerano naturale, articolo 29 della Costituzione italiana, quella eterosessuale destinata alla riproduzione della specie. È un valore questo in questi paesi, che gode di una maggioranza di consensi, di sicuro in Irlanda e in Polonia, appunto l'Italia mi è meno chiara, l'Italia mi è meno chiara. E quindi la stessa giurisprudenza a quel punto finisce un po' per essere consapevole che dall'angolatura dei diritti non ha proprio senso negarlo, dall'altra ha questo sentimento maggioritario che vede questa come una famiglia non famiglia e quindi pone un ostacolo. Posso, ecco, la domanda è: devo riconoscere io in sede europea questo diritto per tutti o, se lo condivido, devo tuttavia lasciare agli irlandesi e ai polacchi, lascio da parte gli italiani, i modi e i mezzi per maturarlo al loro interno? Perché se io glielo impongo, corre il rischio che loro se ne vadano, non si sentano più rappresentati nei loro sentimenti prevalenti dalla casa comune. Ecco, ho scelto un tema, vuole dire qualcosa su questo? Però lo dica col microfono, se no ce lo perdiamo. Io quello che volevo dire è che magari gli italiani non capiscono che il fatto che due uomini si possano sposare, sì, e possano creare una famiglia non toglie nulla alla famiglia che loro credono sia quella tradizionale. Il fatto che gli omosessuali debbano riconoscere, diciamo, il fatto che gli omosessuali vogliono che siano riconosciuti dei diritti è perché loro non si sentono riconosciuti come italiani, perché non sono invisibili, cioè non c'è una visibilità. E l'altra parte degli italiani vuole proprio che non vengano riconosciuti, perché effettivamente ci sono, però fa più comodo tralasciare. E così il problema è in questi termini, il fatto che lui ne parli così conferma che è un tema controverso questo qua. Io non entro nel tema, ma pongo il problema ai fini della elevazione il più possibile omogenea del livello di tutela dei diritti, quando livelli eterogenei
faccia io per tutti a livello europeo o è democratico che ciascuna comunità nazionale dia spazio naturalmente ai diversi punti di vista per maturare essa la soluzione? Ecco, questo capita qui e capita a proposito di mille altre cose, ma è la vera questione che noi abbiamo, perché oggi l'essere l'Europa più democratica è un'esigenza avvertitissima da opinione pubbliche nazionali che sono tutte uguali da questo punto di vista, di pretendere di essere rappresentate, che ci sia un filo che si tira e quello che sta di là risponde. Se no, se io cittadino tiro il filo, mi ritrovo il filo in mano, allora quello là chi risponde e chi lo controlla, eccetera. Quindi c'è questa sensibilità che è diventata assolutamente comune, però investe profili anche contraddittori tra di loro e bisogna riuscire a portarli avanti insieme, scoprendo poi che tutto ciò che può essere messo in comune. Io ho fatto questo esercizio nei Balcani ed è straordinario, perché c'è un orgoglio nazionalista enorme nei Balcani, un serbo assolutamente diverso da un croato, un bulgaro, nonostante la Bulgaria sia così vestito da arlecchino storicamente, però un bulgaro ormai è un bulgaro. Allora, una volta c'era un film molto bellino, che non durava neanche una canzone, varie città, vari stati dei Balcani, e in ciascuno di essi veniva cantato orgogliosamente, quasi come fosse un inno nazionale, serbo, croato, bosniaco, macedone, albanese, turco, bulgaro. Era la stessa canzone. Tutti cantavano la stessa canzone e ciascuno era convinto che fosse una specie di suo inno nazionale. E poi mettendoli insieme, le esecuzioni, piccolissime variazioni si accorgevano. Ecco, e alla fine si costruisce un pezzo di identità. Lasciamola qui, rinunciamo all'intervallo e passiamo alla seconda parte. Va bene? Gli intervalli a quest'ora sono pericolosi. Della serie ci ritroviamo qui tra 10 minuti, mezz'ora dopo. Due non sarei stato nell'entrata nella stanza. Io dico sempre che non faccio la pausa perché di solito ritornano i corpi e non le menti. Sì, allora il rischio può sempre essere quello là. Però devo al mio sangue meridionale una richiesta. Se può arrivare qui una tazza di caffè, che non posso condividere con tutti, e ritengo di usare per mio privilegio di essere, perché questo proprio dall'inizio, cioè cominciamo.
figlia di un muratore socialista che in inverno si trovava al copero in ospedale perché non aveva riscaldamento in casa. Dove l'ha letto? Dove l'ha letto non me lo ricordo, però l'ho letto da qualche parte. È vero? E suo papà, Angelo, che era il 13° figlio di una famiglia di Agrigento, che era una donna, di una famiglia. Di una donna, di una donna che. No, visto, ma questo figlio di una famiglia. Come era venuto fuori? Che era riuscito a studiare da ragioniere e che quindi era diventato impiegato necessario all'ufficio delle poste. Allora, da questo si capisce che la sua famiglia non le ha regalato nessuno status privilegiato. La mia curiosità era sapere quali sono stati i fondamenti dell'educazione che la sua famiglia le ha dato. Abbiamo abbandonato la giurisprudenza. No, se tu sei interessato alla giurisprudenza. Siamo passati alla vita. Insomma, la mia era la classica famiglia piccolo borghese, con istruzione limitata. Mio padre, appunto, avendo avuto un diploma di ragioniere, era quello che la famiglia, suo padre, era, si direbbe, un mugnaio, aveva produceva la farina, aveva fatto studiare di più. E mio padre era dell'Uno, quindi prese questo diploma intorno al 20, era del 4, cioè prese questo diploma negli anni 20. All'epoca aveva un diploma di ragioniere ad Agrigento e quindi fece la, lì non aveva niente da fare, già allora fece questo concorso. Una delle sue umiliazioni, con
degli anni fu che la direzione degli uffici di maggiore importanza da una certa data in là fu riservata ai laureati. E quindi lui continuò a dirigere, ma il massimo poté arrivare a dirigere a Frascati, a Cesena, ad Arezzo, dove poi finì la sua carriera, cioè capoluogo di provincia, non il capoluogo di regione. Mio padre era un bravo uomo, ma aveva dentro di sé tutti i valori della piccola borghesia. Suo figlio doveva fare il magistrato, doveva laurearsi e avere una grande carriera, migliore della sua. Sua figlia, una volta preso il diploma di liceo, aveva fatto quanto lui, trovasse marito. Mia madre aveva ereditato lo spirito di mio nonno e quindi subiva mio padre, ma era completamente diversa. E quindi mi faceva pensare ad un mondo diverso da quello vincolato dai principi di mio padre. Però da entrambi avevo imparato che, insomma, se vuoi crescere, devi crescere da solo. D'altra parte non avevamo nessuno che ci aiutasse e quindi ciascuno di noi era affidato a se stesso. Ma è stato bello perché ho vissuto tra mondi diversi, ecco, il mondo di mio padre e il mondo di mio nonno attraverso mia madre. Poi è diventato il mio mondo, ma ingentilito dal fatto che io andavo a trovare mia nonna per farmi raccontare le opere. Io amavo moltissimo il melodramma italiano da bambino. Allora c'era la radio e io giravo le grosse manopole e ascoltavo l'opera, mi piaceva. E mia nonna me la raccontava e lei si ricordava di prima. E così mi parlava di questi viaggi in carrozza, che mi sembrava una cosa bellissima. E appunto poi nel frattempo mio nonno andava in ospedale per svernare con il riscaldamento. E poi quando crebbi, socialista come lui, lui quando si avvicinavano le elezioni, arrivavano le suore e dicevano: Leone, domani si vota. Se sorella, ma lei stia zitta, me lo dice il mio nipote per chi devo votare, me lo dice lei. E lui arrivò al massimo del socialista, quello di una volta, quello che era necessariamente anticlericale, perché quello era il suo mondo di fine dell'Ottocento. Mi chiamò. C'era appena stato in volo di Gagari, era il primo che era andato genericamente da sé. E lui con gli occhi che ti brillavano mi disse: hai visto? Ci sa ragione noi, non ci ha trovato nessuno lassù. Perché era una prova molto rudimentale dell'inesistenza di Dio. Ma era, ecco, si direbbe così, verace questo suo essere socialista dell'Ottocento, in questo diverso da me. Però ho imparato molto da lui. Se tornassimo indietro di un po' di anni, qualche anno, a quando aveva 18-20 anni, fine liceo, che ragazzo conosceremmo? Com'era? A parte che pare fumasse un pacchetto e mezzo di sigaretta. Bello. Era un bel ragazzino, no? Insomma, via. Sì, insomma. Era molto di Dio, guarda. Ogni volta che mi si dà la parola esce qualcosa. No.
Io a 14 anni avevo, le dico subito, per prendere quel filone lì, appunto, avevo cominciato a fumare a 14 anni. Per 4 anni ho fumato più di un pacchetto di nazionali al giorno. Le nazionali veramente costavano poco ed erano una schifezza unica. Poi, appunto, ebbe una sorta di conversione a 18 anni che contribuì a quello che considero il mio carattere prevalente del tempo, insopportabile, assolutamente insopportabile, come abbia fatto lei, il suo principale pregio nei confronti dell'umanità, avermi accettato allora. Però lei ha sempre avuto un carattere duro che ha contribuito a migliorarmi. Fatto sta che io ero insopportabile. Ero insopportabile perché ero veramente bravo a scuola ed ero di una presunzione inaudita. Appunto, io volutamente dicevo a chi non aveva studiato greco, chi conversava con me, che una persona che non leggeva Platone direttamente in greco era una persona con la quale non poteva avere. Per certi versi poteva anche essere vero, però francamente, insomma, un ragazzino di 18 anni, era un argomento rudimentale che io consideravo
però io ero legato a loro e per me era più importante continuare a stare con loro che con gli altri. Allora fece questa scelta, quindi non avevano detto quello, però erano i miei referenti. Si dice. Senta, a proposito degli anni di università, in un'intervista che lei ha rilasciato quasi un anno fa, maggio 2013, ad Aldo Pozzullo, una delle sue interviste di mamma, che a me si è capitato di leggere, lei parla dell'università di Giuliani, dell'università che appunto lei ha menzionato adesso, che ha avuto modo di frequentare, e dice, leggo testualmente, ero entrato in quel collegio pisano in un tempo nel quale diversi di noi erano figli di famiglie modeste e tuttavia riuscivano ad arrivare. Era l'Italia di oltre 50 anni fa. Di recente l'abbiamo rievocata in un libro in cui uno di noi, Alberto De Maio, racconta la sua amicizia con Tiziano Terzani, che diventò il suo angelo custode. Tiziano era figlio di un operaio di Firenze, abituato a dormire sul divano perché l'unico letto ce l'avevano i genitori. Alberto era figlio invece di una famiglia calabrese altrettanto povera che arrivò a Pisa con la classica valigia di carta, con un tantone e cappottone addosso a settembre, perché là al nord è freddo. Così gli aveva detto sua madre. E Terzani, scottendolo come solo un fiorentino sa fare, gli prese la valigia e lo aiutò ad arrivare in collegio. Ecco, che università è quella che lei ha frequentato? Che cosa è andato purtroppo perso? E si è mai sentito diverso? Diverso perché? Diverso dal luogo in cui è stato collocato, dall'ambiente nel quale si muoveva. Ciò che facevamo è le nostre aspettative.
erano tempi nei quali noi eravamo in collegio, quindi eravamo in una posizione, e l'Italia era veramente fatta da poveracci. E poi la buona parte dei migliori all'ultimo anno arrivava una lettera della Olivetti che chiedeva di andare a fare un colloquio con Paolo Montoni, che selezionava i giovani, e alcuni di noi ci andarono, c'erano Tiziano, ci andò Carletto Bonno, ci andò Gabriele Romano, gli ultimi due miei compagni di corso, Tiziano, dell'anno dopo, e c'è chi c'è rimasto, c'è chi non c'è rimasto, ma se non era quello era qualcos'altro. Io avevo deciso per l'università, perché mi ero innamorato dello studio, tradendo l'aspettativa di mio padre, per il quale ovviamente lui, che aveva vissuto da diplomato nello Stato, pensava che essere magistrato era il massimo. Io pensavo che essere professore era più bello. E avevamo un soldo per campare. Noi ci sposammo all'ultimo anno di università e per risparmiare tempo e denaro io continuavo a portare in collegio per farla lavare lì la mia biancheria, in realtà così. Ebbi una borsa di studio e cosa che non so se Rizzo Russo mi ha mai realmente perdonato, poi non era colpa mia. Quando fui laureato, Rizzo Russo era pretore a Livorno ed era assistente straordinario. All'epoca c'era un assistente straordinario che poteva essere nominato senza concorso dal professore, il cui stipendio era 34.000 lire, 1960. Lavagna, che era un uomo straordinario, gli disse, ma senta, c'è Amato che non ha niente, lei c'ha lo stipendio di pretore, non potremmo dividere in due, 17.500 l'uno, 17.500 l'altro. E Pizzo Russo non poteva dire di no, appunto, ma non so se me l'ha fatto un'altra. Naturalmente se glielo si chiede, dice, ma ci mancherebbe altro. Però non è che gli andò giù granché. E noi ci avevamo queste 17.500 lire, più qualcosa appunto di una borsa, e cominciamo a vivere fiduciosi nel futuro che lentamente si aprivano. E l'unico problema, Lavagna mi disse, questo io l'ho scritto più volte, cioè io non sono uno che concorsualmente è capace di fare l'impropria. E quindi se uno normale prende la docenza con un libro, lei ne dovrà scrivere due. E se uno va in cattedra con due, lei ne dovrà scrivere quattro. Perché altrimenti io avrò solo questa come forza. E io feci. E Lavagna poi alla fine, ecco, trionfò. Trionfò nel concorso su Peppino Cuomo, definito ai tempi Peppa la manovra. Ecco, quello che è cambiato appunto e che mi amareggia profondamente è che in una fase storica opposta, quella era la fase di un'Italia che stava crescendo, questa è una fase di un'Italia che sta decadendo, che ha meno spazi e che i giovani hanno sempre meno prospettive davanti, cercano di ritardare il momento della sfiducia, che è appunto quando uno si laurea, entra ufficialmente nel mondo dei disoccupati, prima di laurearsi lo era ufficiosamente, e creare prospettive è così difficile. E questo genera naturalmente, questo era ciò che dicevo a Cazzullo, genera
ostilità che diventa irrazionalmente generalizzata nei confronti di chiunque abbia salito la scala sociale, perché se a me è negato salirla, se per me la scala sociale si è bloccata, chiunque sia ai gradini superiori può avere solo la mia ostilità, non può avere la mia simpatia. Allora che tutti, io anni fa andavo alle scuole, mi ricordo una volta che andavamo insieme a Terni e poi finimmo dove Benigni aveva girato La vita è bella, che era un villaggio vicino a Terni, una fabbrica dismessa. A dire, vedete ragazzi, se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque di voi. Io vengo da questa famiglia, tutto quello che ho fatto da solo, e quindi se uno ha fiducia in sé, lavora, si prepara, cerca di essere meglio. Ecco, poi, ecco, non è che arriva soltanto il figlio di Agnelli, arrivano anche i figli di una mamma con le elementari, figlia del muratore. Oggi io sono diventato un esemplare tipico della casta in ragione di ciò che ho fatto. Allora, ecco, se dice chi è questo amato? Dice, beh, baronetto di Macerata perché nominato tale dal Duca delle Marche per servizi resi al Gran Ducato, gentiluomo di sua santità perché si era ammanigliato con il segretario di Stato, ha fatto tutte queste cose. No, io quello che ho fatto è ciò che ho fatto in ragione di ciò che sapevo fare, quindi non perché sono io, ma perché questo dovrebbe essere curriculum usato come esempio di ciò che chiunque può fare e che chiunque dovrebbe essere in condizione di poter fare. E perciò discutiamo di come rimettere in moto la scala sociale. Perché ci sono delle anchilosi che si possono rimuovere anche a parità di disgrazia. A Val Sant'Anna, quando ne sono stato presidente, ho notato immediatamente, memore di me, di Tiziano, di Alberto, di Fabio Delusi, che era un altro disgraziato, già con lo stomaco pieno di acidità da ragazzo, era un vero problema di stomaco, che è rimasto per tutta la vita, nato per sostenere il Marx. Chiese gente come Fabio, il produttore del Marx, infatti. Di gente come noi, ho visto che lì dentro c'erano ragazzi di ceti medio-alti. Prima di andare via mi devi dire, ma quel costituzionalismo liberale era nel volume degli storici? Ah, era quello. Io sono mortificato perché lo sai che ieri ricordavo che era lì dentro. E ho visto che, insomma, se in Italia ci sono, dico numeri standard, 30% di figli di non laureati e 20% di figli di laureati, al Sant'Anna mi sono trovato con il 40% di figli di laureati e il 20% di non laureati. Quindi c'è qualcosa che non va. E allora ho messo in moto un meccanismo che abbiamo chiamato progetto mobilità sociale per raggiungere gli studenti del quarto e quinto anno di liceo, o seconda e terza liceo, se è il classico, raggiunti dai nostri stessi
l'illusione che abbiamo capito in più casi esserci, questa roba lo fa per me e per altri. Io sono un poveraccio, quindi questi collegi d'élite sono per me elite. Vedi come la distorsione delle idee provoca la rinuncia ad esserci. Naturalmente mettendoci anche qualche soldo. Il viaggio a Pisa per il concorso, chi sarà pagato da Pisa, non ti preoccupare. E poi le tasse universitarie, non le pagherai. Ecco, questo per farmi prendere, ma è questo il punto. È questo che oggi mi desta tante perplessità e tante preoccupazioni. Ma che cosa vogliamo fare? Visto che siamo stracarichi di ingiustizie classificate, aboliamo la scala sociale o la rimettiamo in moto? La società futura in cui voglio vivere è una società in cui tutti vengono pagati 1.000 euro e tutti devono condividere le ristrettezze in cui ora io vivo, o è una società in cui è possibile a chi lo merita crescere. Io ho questionato con qualche tassista su questo argomento e gli ho detto, dico scusi, ma se lei fa studiare suo figlio, se lo porta, fa sacrifici perché arrivi all'università, perché abbia anche un master magari, perché abbia un dottorato, poi è contento se guadagna quanto suo padre tassista o desidererebbe per suo figlio che abbia un futuro migliore? Siamo al punto in cui ci dobbiamo fare queste domande. Scherzosamente ho anche scritto che è una pericolosa malattia questa che la Cina conobbe ai tempi della Banda dei Quattro. Poi i giovani più specializzati si ribellarono e trovarono Presidente Dente, un leader capace di far uscire la Cina dalla miseria. Cioè, noi temo che ci stiamo adattando alla miseria anziché cercare di fare in modo di superarla. Ecco, questo detto in poche parole. No, in poche parole no, perché ne ho usato tante, chiedo scusa. È stato scritto di lei, all'area di un anglosassone finito per errore in Italia e non troppo contento di esserci. Pare sia stato scritto in un rapporto della CIA. Che stronzo. Allora, nel 62 si trasferisce con sua moglie Diana negli Stati Uniti per il master a Bologna. Nel 62. Ecco, che cosa ha significato per lei il soggiorno negli Stati Uniti? Dunque, la storia dell'anglosassone la trovo intollerabile perché fa un paio con quella del dottor Sottile. Cioè, l'idea di uno freddo e tutto ragione. Ecco, chiedete ai toscani con i quali ho vissuto tanto la politica. Poi non solo questo, c'è un libretto scritto da Weber, quello non Max, ma quello di SVG, l'agenzia di sondaggi, lui un intellettuale di qualità, che scrisse un libro qualche anno fa intitolato di vari nuovi barbari, che parla di politica e nel quale racconta di avermi visto chiudere la campagna elettorale sulla piazza di Gallipoli insieme al locale candidato che era Massimo D'Alema. E disse, e in questo libro scrive, ci picchia, questo è il dottor Sottile, l'anglosassone di tutto il mondo. E descrive, non lo faccio io, come i presenti
tutti venivano avvolti dall'emotività, non da condivisione razionale, dal rapporto che io instauravo con loro. E questa cosa io non l'ho mai sopportata, perché era come sentirsi privati dell'anima. Ecco, credo di avere un buon cervello, ma non sopporto di essere visto come uno che ha soltanto il cervello. Non sono privo di humor. Da parte degli italiani, ritenere l'humor una caratteristica britannica anziché anche italiana significa dimenticare buona parte della nostra letteratura, tra l'altro, perché ne abbiamo in abbondanza. Detto questo, quella data in America fu, per questo io ho ragione in fondo di essere soddisfatto della mia formazione, perché il collegio mi liberò dalla mia insopportabile presunzione. E 2 anni dopo, c'era Nino Cassese che insomma fu più di suo fratello. Nino, io lo incrociai, lui si stava laureando, io ero matricola. L'unico rapporto allora, poi siamo diventati amici, credo, di più di tutta la mia vita con lui. Università e collegio no, non me ne avvalsi del rapporto con lui, perché io arrivai in biblioteca il primo giorno, che con l'aria sperduta della matricola si riconosce subito la matricola. Lui, figuriamoci, si stava per laureare, era lì che scriveva. Mi guarda e dice: tu sei una delle nuove matricole del collegio, vero? Sì. Devo preparare questa tesina, vai a prendere quei libri e prendi nota, eccetera, eccetera. Io obbedivo. Lui si laureò e poi per qualche anno non vedi più. Suo fratello invece era al terzo anno quando io entrai. E lui, Nino, era umanamente meglio del fratello. Umanamente meglio. Ci insegnava sistematicamente le parolacce. Voi avete tutti un'educazione borghese ed è una vera vergogna. Ora non dico le parolacce, ogni giorno devi ripeterlo almeno 7 volte per diventare una persona normale, non avere la puzza al naso. Poi naturalmente nel collegio la puzza al naso te la levava chi ne sapeva più di te. Io devo confessare, avevo letto 2 volte Manzoni, ma La montagna incantata non l'avevo letta. E quando a tavola cominciai a sentire cosa pensavo di Settembrini l'uno e l'altro, allora mi vergognai e presi La montagna incantata e lo lessi, ero al secondo anno a quel punto, e cominciai a interloquire anch'io. E mi resi conto che ero tanto bravo di aver letto in presa diretta Platone, ma non conoscevo Thomas Mann. Ecco. Quindi mi ha fatto molto bene il collegio. E poi dopo questa apertura agli altri, New York fu l'apertura al mondo. Io in fondo avevo conosciuto solo la provincia. Da bambino avevo vissuto a Canelli, a 10 anni mio padre fu trasferito a Lucca e io a Lucca, dove conobbi Costei. Se mio padre fosse stato trasferito subito ad Arezzo, chissà che moglie che avrei io. E da Lucca a Pisa, all'università, questo era Viareggio dove noi eravamo andati a vivere. Questo era il mio mondo, i cavatori, bravissima gente, delle Apuane. New York fu la prima grande città che vivevo. E conoscemmo tutto un altro mondo di persone. Diventarono miei amici un paio di giovani sudafricani. All'epoca il partito del congresso era un partito
giorno forse sarebbe venuto. Giravamo per New York mentre si aspettava che arrivassero le armate navi russe a Cuba per capire se sarebbe esploso e la baia di Cochin. Quando andavo via, io piangevo e sarei rimasto là. Ma avevamo non solo la famiglia, ma avevamo lasciato il cane ai miei genitori. Il cane che era la ragione per cui ci eravamo sposati. Beh, insomma, ci amavamo anche. Però, siccome il cane era rimasto, questa è una storia nota, insomma, il cane era il cane della mia famiglia. La mia famiglia non stava più a Lucca. Io stavo a Pisa in collegio, c'era questo cane solo che lei lo portava fuori la mattina prima di venire all'università, poi rientrava in treno a Lucca e lo riportava fuori. Entrambi facevano una vita impossibile. A quel punto l'unica soluzione era che si sposassero. E così il cane ebbe di nuovo una casa abitata. Per questo guardava inutilmente se cresceva o meno la pancia della sposina troppo giovane. No, era il cane. E perciò tornammo in Italia. Però fu veramente l'apertura anche da giovane studioso del diritto, venuto ad un mondo diverso, ad una formazione diversa. Non dimentichiamo che io avevo studiato con maestri che ancora avevano la sola letteratura tedesca e un po' di francese, insomma. Un costituzionalista passava da Jelinek e Caduto, e questo era il suo orizzonte. Ecco, io arrivai con una nuova gigantesca biblioteca. Era l'Italia che stava uscendo dall'autarchia in quel momento. E fummo alcuni di noi, fui io che andò là, fu Gino Giugni che era andato nel Wisconsin, che portammo questi autori, l'istituzionalismo americano lo portammo in Italia, insomma, quindi formammo noi stessi e contribuimmo anche a formare il gruppo di università. Nell'aprile del 93, salto molte domande, ma allora, nell'aprile del 93, quando annunciò le dimissioni del suo governo, in un momento, penso possiamo dire, tra i paesi drammatici della storia italiana recente, lei disse nel discorso che appunto fece alla Camera che si era di fronte, cito testualmente, a un autentico cambiamento di regime che fa morire dopo 70 anni quel modello di partito-stato che fu introdotto in Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a trasformare il singolare in plurale. Ecco, da allora sono passati 21 anni. Come si sentirebbe di completare l'analisi relativa al nostro sistema? No, è molto diversa. Allora si arrabbiava moltissimo. Invece proprio arrabbiare, perché si offesero a sentir dire una cosa simile. Ma io l'avevo vissuta proprio questa storia qui, e quella che considero in fondo l'azione più rivoluzionaria di quel mio governo di transizione fu l'aver tolto dalle società partecipazioni pubbliche rappresentanti dei partiti, usando arbitrariamente la corruzione democratica, che è diventata ormai sempre arbitrariamente, ma tanto con uso arbitrario io cambiai la Costituzione materiale italiana, ecco. Perché era talmente naturale che se la proprietà è pubblica, sono i partiti e ciascuno promuova a designare i gestori delle società di proprietà. Insomma, per me questo era già un nonsense, fra l'altro dannosissimo per i partiti. Io ricordo che, ho raccontata questa storia qui,
forza di legge e non ci vuole altro per farlo, è una forza del diritto. Poi su questa base c'era da fare i consigli di amministrazione della società, che decidemmo fossero fatti da tre, senza più i rappresentanti dei partiti. Io appunto mi chiusi in casa perché Guarino, che era il ministro competente, gestiva le assemblee, vennero dati i nomi e poi io rientrai al Palazzo Chigi, dove appunto so che i vice segretari dei partiti erano venuti andando a ispezionare anche il banco per vedere se mi fosse nascosto il banco per non farmi trovare da loro, perché ritenevano che questo non si potesse fare. E quando Guarino mi telefonò a casa, le assemblee sono fatte, le nomine sono fatte, io scrissi di pugno una lettera ai quattro partiti, dei quattro partiti della maggioranza, ai segretari della maggioranza, dicendo che io avevo fatto nell'interesse perché visti ormai come erano visti come appendici dei palazzi romani, se si toglievano dai palazzi romani e non cercavano di riprendere un rapporto diretto con i loro rappresentanti, ecco, la bufera sarebbe diventata tempesta. In realtà poi la bufera è diventata tempesta e i partiti sono scomparsi più di quanto un vecchio come me abbia ragione di ritenere giusta, utile, perché oggi la rappresentanza politica è affidata a singole persone. I partiti sono strane congreghe che non riescono a essere collettori di democrazia partecipativa, che poi la funzione è assegnata dalla Costituzione della Repubblica, perché quelle parole sono bellissime dell'articolo 49, che i cittadini possono liberamente associarsi in partiti per concorrere loro cittadini alla determinazione della politica. Quindi il partito è visto come un organizzatore di democrazia partecipativa. Il paradosso è che i partiti riescono a farsi vedere come coloro che subiscono da altri la democrazia partecipativa, chi la fa in rete, chi la fa in piazza, chi la fa con volontariato. Oggi la democrazia partecipativa, per nostra fortuna, ha cominciato ad esistere, ad avere sui problemi, però si svolge in genere al di fuori dei partiti. Uno vede dei partiti in Parlamento chiamati tali, quanta democrazia partecipativa fa? Cioè qualcosa è rimasto, ma il paradosso poi è che gira gira tendono a ritornare sempre sul luogo dello stesso delitto in effetti e a cercare di fare le nomine. Negli anni successivi, ora forse il posto sta nuovamente cambiando. Io ricordo che quando avevo scritto una cosa che si legge su Quaderni Costituzionali, mia esperienza di Presidente del Consiglio, che uscì mi pare nel 94, sul Quaderno Costituzionale, sì, ecco, mi domando se l'aver tolto i partiti dalle nomine pubbliche sia stato un fatto transitorio dei governi Amato e Ciampi dovuto all'indebolimento dei partiti di quegli anni, o se sia un fatto finalmente acquisito per cui i partiti che verranno di sicuro più legittimati e più forti di quelli che Amato e Ciampi hanno avuto davanti, tornarono con limiti, non hanno più osato mettere l'amministratore delegato, ma i consigli se li sono spartiti. Ora sembra che questo cominci nuovamente a cambiare. Se cambia è solo meglio.
riforme aspettando il principe. È stato pubblicato il 10 gennaio 2010. Leggo testualmente. Non tutti hanno in mente le stesse cose quando parlano di riforme, ma c'è qualcosa che questi appelli hanno in comune, e cioè il rischio che sentendomi di continuo evocare come uno spartiacque tra presente e futuro, molti di noi percepiscano le riforme, a prescindere dai contenuti, come una magia che arriverà su di noi, dopo la quale tutto cambierà, noi compresi, e quello che sinora non siamo riusciti a fare diventerà possibile. Un po' come il bacio del principe alla bella addormentata. E prosegue. Che bello, lo scritto io. L'ha scritto lei. Però bellino. Concludeva più o meno dicendo: le riforme funzionano quando nascono in società che le vogliono e che si sentono effettivamente impacciate, frenate nella loro vitalità, dalla loro assenza. L'adesione al nuovo di cui c'è bisogno deve maturare in primo luogo in noi, specie se siamo tra coloro che le riforme le dovranno applicare. Lei l'ha scritto più di 4 anni fa, se l'ha scritto ovviamente ieri, l'ultimo anno. Quanto siamo vicini rispetto a 4 anni fa? Che cosa riesce a vedere davanti a noi? Quanto le vogliamo? Che prezzo siamo disposti a pagare? Il punto è questo. Siamo sempre più propensi a riforme in cui il prezzo sia pagato da altri. Siccome per ciascuno di noi c'è sempre un altro, questo è anche dovuto peraltro dalla crescente percezione che io ho già pagato, il che per molti è vero. C'è stato un progressivo adattamento a condizioni di vita peggiorate, alle quali invece bisogna ribellarsi, non facendo, appunto, non usando la violenza, ma cercando di modificare queste condizioni. Ma appunto dobbiamo, qui l'articolo aveva uno scopo preciso, appunto quello di mettere in evidenza che le riforme che non sono mature in una società attecchiscono e rimangono sulla carta, in effetti, questo è il punto. Faccio un esempio il più banale di tutti, che non c'entra niente con i temi con la maiuscola, come quelli di cui si stia parlando. Fatta 20 anni fa, la legge sul fumo sarebbe stata la classica legge che, come si sa, gli italiani le leggi le fanno, ma poi se ne fottono. Fatta quando è stata fatta, la legge contro il fumo gli italiani l'hanno accettata, c'è chi non l'ha accettata, naturalmente mia moglie è una di quelle, anche se rispetta la legge, però al ristorante a una certa ora, insomma, dice c'è nessuno che se la prende, va anche così, ho questo rovetto. Era maturata una coscienza collettiva sui danni che provoca su di sé, ma anche cosa bellissima secondo me, la consapevolezza che io posso fare del male a uno che sta davanti a me, e questo non è proprio quindi mi astengo dal tirarmi addosso del fumo, perché mi posso fare del male, quindi un sentimento anche di solidarietà per me. Questo è fondamentale per qualunque tipo di riforma. Le riforme di cui noi abbiamo bisogno oggi, appunto, sono riforme che non ci dischiudono un meraviglioso paradiso terrestre, quello che sognava Chaplin in tempi moderni, no? Che apro finalmente il Renzi fa le riforme, la mattina dopo apro la finestra, c'è lì la palma, prendo la banana e faccio colazione, poi mi giro dalla porta, c'è fuori la cucca,
col secchiello già sotto, tutto, eccetera. Non è questo, appunto. Sono riforme che ci portano a correre, l'esigenza di correre. Il punto chiave, vedete, che differenzia oggi da quando io scrivevo questo, è che in coscienza, se io chiedo a 8 giovani su 10, a 10 giovani, vuoi correre? 8 su 10 dicono sì, purché ci sia la pista dove correre. Dove cacchio corro io in questo momento? Dove trovo il lavoro nel quale sono disposto anche a rinunciare al sabato? Non sono io che mi rifiuto di lavorare 6 giorni alla settimana, è il lavoro che non arriva per neanche un giorno alla settimana. Allora qui oggettivamente oggi i rischi li deve correre di più chi il lavoro può darlo agli altri che non chi è disposto a lavorare, ed è chi governa ed è anche chi fa impresa, che deve tornare a rischiare un po' di investimento, col rischio che non vada bene, ma si chiama rischio di impresa, quello lì, e rimettere in moto la macchina, in effetti. E non chiedere a tutti gli sciaguratelli che alla fin fine, se gli si offre l'opportunità, lo farebbero, di mettersi a lavorare. L'ultima domanda. Auto per un giorno e mezzo di studenti di Macerata di fronte a sé. Una parola di saggezza, un consiglio, ne ha già dato molti suggerimenti in realtà, diretti e indiretti. Ma una parola di saggezza, diciamo, per la generazione. Ma insomma due. La prima, ecco, nonostante i fattori controproducenti che possono indurvi a dire ma chi me lo fa fare tanto, continuare ad essere convinti che prepararsi, specializzarsi, saper fare qualcosa o saper interpretare qualcosa, dipende dal mestiere che uno sceglie, vale la pena, continua a valere la pena. Continua a valere la pena perché questo paese si rimetterà in moto prima o poi, e più siamo generici, più siamo studenti fuori corso, lo dico tra virgolette, ecco, meno il paese si rimetterà in moto. Avete intorno a voi una classe dirigente sempre più segnata dalla scadente qualità del generico, che sa poco più o meno di tutto e che sarebbe bene sapesse molto di poco, perché ciascuno di noi per sapere molto lo sa di poco, ed è insieme agli altri che sanno il resto che può costruire un insieme. La seconda cosa sgradevole, lo ricordavo ieri sera, un grande uomo del passato ebbe il coraggio di dirlo nella sua terra: non ci sarà lavoro per tutti voi qui nei prossimi anni, alcuni di voi se ne dovranno andare, valutate anche questa possibilità, perché intanto il mondo sta crescendo, non viviamo in un mondo infelice. Viviamo in un mondo nel quale stanno crescendo il benessere e i diritti di tanti che non li avevano. Questo è il mondo di oggi, è un mondo che si espande. Non? Siamo noi che ci stiamo chiudendo in noi stessi, ma al di fuori il mondo continua a crescere. E quindi di quella crescita voi, se volete, potete essere partecipi. E c'è comunque un mondo che ha bisogno di, anche se il paese in cui vivete, che ne avrebbe bisogno, non ve lo dice, non ve lo fa capire. Per
qui una seconda parola di saggezza è: non è necessario pensare al proprio futuro o ad una parte del proprio futuro vissuto interamente qui. Potreste anche portare dopodomani in Italia un'esperienza che avete fatto altrove. Insomma, io sono contrario ai test di medicina, perché trovo ridicolo che si chieda ad un giovane che vuole fare il medico ciò che gli si chiede in quei test di cultura generale. Non c'entra niente, è solo un modo di decimare i candidati, perché l'Italia di medici ne ha già abbastanza. Ma il Madagascar, che è un paese grande come l'Italia, ha poche centinaia di medici. E lo sapete perché? Perché una buona parte di quelli che aveva sono finiti nel governo e nella pubblica amministrazione, perché sapevano leggere e scrivere, altri non sapevano leggere e scrivere, e quindi hanno dovuto utilizzare ciò che sapevano, non in quanto medici. E quindi c'è una fame di medici nel Madagascar enorme. Anche questo può essere un modo di utilizzare se stessi nel mondo di oggi. E come saggezza ne avete avuto anche troppa. Grazie, professore.